Stamattina mi sono svegliato con un dubbio atroce, oserei dire. Amletico. Ma sono religioso? Sono battezzato, ho fatto la comunione, ho fatto la cresima. Meme di Paperino, Camper si sveglia, sono religioso, ah no, torno a dormire. Ma per levarci qualsiasi dubbio useremo questo testo di un'enciclopedia. Sei religioso? Gesù approva questo articolo. Cominciamo bene. Meno male, guardalo lì, col fucile in mano, se non l'approvasse sarebbero problemi, sarebbero. Vi annuncio che il nostro Beniamino Cristo è felice di vedere articoli come questo sulla sua amata enciclopedia. Quando risorgerà un'altra volta, ricompenserà gli autori con tante caramelle e tanta figa. E andate a messa la domenica, se no il capo si incazza. Cosa c'è qui? Ho il timore. Vi annuncio che il nostro Beniamino Cristo è felice di vedere articoli come questo sulla sua amata enciclopedia. No, voglio sentirlo. No, ti prego, basta. Warning, attenzione! Se sei un prete o un chirichetto, oppure sei una marmotta venezuelana che sta per essere uccisa a causa della sua rara pelliccia, potresti essere particolarmente toccato dai contenuti di questo test. Ma se sei normale, allora continua pure a leggere e scopri quanto sei religioso con questo test. In poche parole, questo vale anche per voi. Se siete particolarmente credenti e religiosi, potete anche uscire perché potreste offendervi, non lo dico io, lo dice il test. Dobbiamo ancora farlo, non sappiamo, magari è tutto rose e fiori e quindi non c'è nulla di male. Partiamo con il test senza perdere altro tempo. A scuola ti cade la penna a terra. Cominciamo male. La raccolgo. Beh, chiaramente non la lascio per terra. La lascio lì e rubo quella di qualcun altro. Soluzione interessante. Io la facevo questa cosa. Intimo al mio compagno di banco di raccoglierla se non vuole morire. Un po' drastica. Un po' alla Padrino. Ci farà un'offerta che non puoi rifiutare. Nel senso che è un ricatto. Spoiler. Mi ficco il compasso nel culo. Mi ficco il compasso nel naso, sperando che qualcuno mi guardi con compassione e raccolga la penna. Non funziona così. Prego Padre Pio affinché la penna torni sul banco lievitando. Faccio le pippe a righello. Che vuol dire faccio le pippe a righello? Comincio a tirare giù tutti i santi uno per uno. Dai piedi gli strappo le unghie con la pinza del nonno che faceva il fabbro. Mi sembra un po' troppo per una penna caduta. Faccio le satanici, stupro tutte le mie compagne e la prof e infine uccido tutti. Io la raccolgo. No, io la rubo al mio vicino di banco. Senti Giova, non abbiamo i poteri di Padre Pio, non possiamo sdoppiare le risposte. Una per ciascuno allora. Ok, comincio io, la raccolgo. Prossima. Conosci qualche preghiera? Noi puffi siamo così. Siamo tutti blu. Ma erano i puffi o Avatar? Era la seconda strofa del Padre Nostro. La canzoncina della buonanotte di Sonia conta? Non la conosco. Sì, la nuova canzone dei Tokyo Hotel. Aspetta, questo test forse è datato 2011? Cosa ti ha fatto capire? Boh, le meme sui Tokyo Hotel che sono finite da 10 anni ormai. Ave Maria piena di grazia. Sì, è giusto. Ho visto un negro con le scarpe di Aiza grida nei pariamo Eva. Ma cos'è, una strofa satanica? Ave o Maria Ave o Maria piena di grazia al contrario. Quindi molto posseduta. Ah, mi piace più questa. È negro con le scarpe di gomma? Oh, siamo d'accordo. Quando vai a messa? Non fumo, grazie. Prego. Lascio 100 euro al mendicante mutilato fuori dal portone. Accendo un cielo e ascolto la messa. Guardo la ballerina sul cubo mentre ordino un super alcolico. Sbagliato locale. Forse non eri in chiesa. Preferisco essere bollito nell'olio bollente piuttosto che andare a messa. Messa? Cos'è, un piatto esotico thailandese? Beh, essendo un prete faccio il mio dovere. Ok, no. Invento 14 scuse per non andarci. Mi porto dietro sempre 3 pistole con ricarica. No, non siamo in Texas. Vai nell'olio bollente, camper. Beh, io l'ultima volta sono andato a messa 5-6 anni fa. Scusa, era un Natale, una Pasqua? Una cresima di mio fratello, forse. Forse erano più di 6 anni fa, non lo so, ho questo dubbio. Dimmi, almeno 3 dei 15 apostoli. Ma perché 15? Non erano 12 gli apostoli? Ma infatti, cazzo, sappiamo troppe cose. Infatti quindi chiedo 15. Aldo, Giovanni e Giacomo. Santi subito. Io, tu, egli, noi, voi, essi. Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo di Alfeo, Simone de Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariota. Quiki, Coco, la scimmia dei Coco Pops e la tiga dei Frosty. Qui, qua, qua, punto retta e piano. Mi dispiace, conosco solo i nomi dei grandi antichi. Se vuoi, ti ripeto. Io di grandi antichi conosco solamente Nzot, Yogg-Saron, Thun e Ishraj.
Va bene. Quelli sono gli dei antichi, non i grandi antichi. Stessa cosa. Mi sa che la risposta giusta per noi è 15, è la più onesta, secondo me. La storia di Padre Pio lacrime improvvisamente. Miracolo! San Gennaro! San Gennaro! Mischio il liquido con dell'alcol e invento un nuovo cocktail. Sarà merda di piccione. Ah no! Mi distruggo il pene nel vano tentativo di stuprare la statua. Piango anch'io dalla commozione. Beh, anche lui è depresso a causa della crisi. Comunque, nuovo cocktail. Ci sta. Viene fuori un cocktail divino. In tutti i sensi. Io... Lacrime di Padre Pio e vino rosso. Il tavernello Pio. Bel nome. Vedi una suora per strada. Faccio un'offerta generosa per il suo convento. Perché cosa si merita la suora? La appendo a una gru e la stupro volando con un deltaplano. Cosa? Pericoloso, si potrebbe sbagliare mira. È così che sono esplose le torri gemelle. Qualcuno con un deltaplano ha cannato un po' la mira. Non mi avvicino a una vecchia figa rugosa. Mi faccio fare un autografo. Così l'ha scannato per il pinguino di Batman. Di vomiti una serie interminabile di bestemmie alla velocità di 8 al secondo. Fino a che la deflagrazione annichilisce il tessuto muscolare della suora, lasciandone solo lo scheletro. In poche parole la porti all'autocombustione, all'autoimplosione. Se ti interessa, ho la pistola carica. Vada per la 3. Non mi avvicino manco morto. Rimaniamo diplomatici. È più facile che implodo io altrimenti. Il prete suona il campanello per benedire la casa. Va di retro. Gli spremo le palle e gli do l'immondizia da gettare quando esce immediatamente. Lo invito a cena. Lo invito a cena e avveleno il cibo. Lo lascio benedire e lo mando via. Sto per suonare al tuo campanello. Apri. Cos? Lo mando a cagare. Gli dico non compro niente. No, testimoni di Geova. Siamo cattolici. Ah, lei è il parroco, cazzo. Prendo un coltello e... comincio ad invocare gli antichi e urlo blasfemie contro di lui, i suoi familiari, i suoi amici, quelli che ha visto durante la giornata e la sua bici. Mannaggia la bici di Don Matteo. Comunque, cosa facciamo? Cosa facciamo? Ce la si gioca di brain, no? Non compro niente. Ah, ma era il prete quella volta. Ah, cipigna. Che figura che ho fatto! E rimedierò dando ben 100 euro. Monopoli! Come donazione. Cosa pensi degli atei? Ah, i miei amici, Leo e Lever. Combatto insieme a loro contro il Vatican e il Moige. Cos'è il Moige? Facciano quel cazzo che gli pare. Chi? No, grazie, non fumo. Senti, non mi interessa, mi sto masturbando. No, no, mani ben in alto. Sono satanisti, ignoranti e dannosi, soprattutto quelli della sapienza. Fossi Dio li sterminerei tutti. Il mio giardino è pieno di mine antiprete. Basta come risposta? Noi stiamo realistici. Ah, i nostri amici. Il Papa si affaccia dalla sua finestra. Ingaggio dei cecchini stile Splinter Cell. Premio cerchio, cerchio, L1, cerchio, 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 L1, L2, R1, triangolo, cerchio, triangolo. E distruggo tutto con il raino. Per chi non l'avesse colto, questo era il trucco per avere il raino su GTA Vice City. Lancio un giavellotto urlando per Sparta! Verso il vecchio. Sventro la bandiera vaticana pregando. Premo il bottone per il detonatore delle bombe posizionate sotto le fondamenta dell'edificio. Intanto bestemmio, così per sport. Invoco Satana affinché distrugga col suo forcone infuocato del destino quell'essere che, per natura, non merita di vivere. Il forcone infuocato del destino. Cosa rispondiamo? Siamo troppo nerd noi per non premere cerchio, cerchio, L1, cerchio, 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 L1 e via dicendo. In classe durante l'ora di religione. Quale ora di religione? Io mi ero fatto esonerare. Intervieni. Da casa col telefono? Ti tappi la bocca alle orecchie e bestemmi sottovoce sperando che finisca più presto. Te ne vai appena inizia. Incidi bestemmi in sanscrito sulla lavagna. Ascolto, prendo appunti, partecipo. A mio malgrado sono l'unico. Faccio i compiti delle altre materie. Disegno un pentacolo rosso sangue e sacrifico il figlio della prof in nome di Morrigan. Brucio la prof mentre recito versi satanisti. Te ne vai appena inizia. Anche se io in realtà avevo l'ora di religione come prima ora del sabato. Quindi andavo a scuola un'ora dopo. Bisogna fare festa il venerdì perché tanto il sabato Si entrava alle 9. Che culo. Cazzo, vorrei di farlo. Ah no! Sta per finire il mondo. Prego felicemente, sto per incontrare Dio. Organizzo una resistenza di scimmie pelate e cerco di sventare la catastrofe. No, non siamo YouTube.
Gioco la mia carta di Yu-Gi-Oh! Per tornare indietro nel tempo. Chiaramente, tutta la vita, senza pensarci due volte. Vai, vai. Ma, no. Bip. Questo non è molto family friendly per questo video. Dormo. Faccio qualcos'altro. Onesto. Possibile proprio quando stavo al cesso. Corro nudo strofinando il pene contro qualsiasi donna brutta, bella, cicciona, vecchia che sia, anche la morte. Potrebbe essere divertente per la fine del mondo comunque. Però la carta torna indietro nel tempo potrebbe essere una soluzione a non dover fare tutte queste altre cose. Sei morto. Aspetta che mi tocco. Porca troia, le carte di Yu-Gi-Oh! Non funzionano per queste cose, allora. Sono in paradiso con Dio. Sono all'inferno con SpongeBob e Teletubbies. I miei testicoli sono due pietre filosofali, sono immortale. Lascio tutti i miei averi a Winnie the Pooh. Ho la sicurezza sulla vita. Potrei farla. È un bel gesto caritatevole verso i tuoi eredi, ma a te non rimane niente. Basta fingere una morte. Ah, ok. Niente per il Messico. E si va a fare la vita del nababbo alla Pablo Escobar tutta la vita. Andrò, io sono tutti italiani in Messico. Tutti quelli che fanno un figlio scappano lì, quindi sei a casa. Dai, scopriamo il risultato. Hai ottenuto 105 punti. Sei a buon punto, ma la perfezione è lontana. Allenati giocando al tiro al piattello con delle bibbie e calcerotando i testimoni di Geova la domenica mattina. Altra meme di Jack Norris di 10 anni fa. Già. Che dire, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. 20.000 like per altri test sull'enciclopedia. Direi che per oggi dal camper Spawn è tutto. Noi ci vediamo. Come? Come? Ma con un prossimo video. Sgana. Wey.